fate resistenza. Non fate resistenza. Grazie Presidente Boldrini, ministri, sottosegretari, colleghi tutti. Arriviamo subito ed immediatamente al dunque. Questo provvedimento non creerà nuovi posti di lavoro. D'altra parte lo dite voi stessi scrivendolo sul DEF, sul documento di economia e finanza, come la disoccupazione nei prossimi anni non andrà a calare. Quindi da una parte rilanciate l'occupazione, vorreste rilanciare l'occupazione, dall'altra nel documento di economia e finanza dite che la disoccupazione non calerà. È una menzogna quindi, e non ci crede la stessa maggioranza. Forse in solitudine ci crede solo lei, signor Ministro, come ci aveva creduto il suo predecessore, il Ministro Giovannini, il quale ha fallito miseramente il suo mandato partorendo il decreto 76 che avrebbe dovuto creare 200.000 nuovi posti di lavoro. Ad oggi, a quasi un anno dal suo varo, ci sono meno di 20.000 domande acquisite. La pessima tradizione di promettere e non mantenere quindi continua. I fatti e le parole ci stanno dando ragione. Il DL 34, come già innumerevoli volte riferito in Commissione, viola di fatto la direttiva 99/70, che la clausola 5 impone agli Stati membri dell'Unione Europea di introdurre norme idonee a prevenire e sanzionare l'abuso della successione dei contratti di lavoro a tempo determinato. La piena liberalizzazione del ricorso al lavoro a termine suscita quindi fondati dubbi sulla compatibilità con la normativa stessa. Quando in Europa ci si va a chiedere variazioni sui vincoli dei trattati, tutto bene. Quando però serve rispettarne i dettami inerenti al mondo del lavoro, tutto cambia. Non dite adesso se lo chiede l'Europa. L'Europa risponde in questi giorni con almeno 10 milioni di euro di sanzione per abuso dei contratti a tempo determinato. Poche e pessime regole. In pratica un pugno di emendamenti al decreto 76 e non un vero piano di rilancio per la drammatica crisi che stiamo vivendo. 13% di disoccupazione globale ed in suo seno il 44% di disoccupazione giovanile. Cifre che possono spaventare anche i più cauti custodi dell'ordine sociale. Un mero ed ennesimo passaggio elettorale che si accompagna alla misura demagoga, questa sì, demagoga e populista, dell'aumento di 50-60 euro al mese in busta paga. Presidente Renzi, Ministro Poletti, questi 10 miliardi metteteli sulla riduzione del cuneo fiscale che grava sulle spalle delle aziende. Vedrete che così facendo si creeranno molti più posti di lavoro, duraturi e stabili. Le possibili proroghe espresse si trasformeranno in un'agognata corsa al mantenimento del posto, in una partita che vede opposti il lavoratore ed il datore di lavoro, tra l'altro per nulla da ora in poi tutelati dalla legge, in quanto lei, Ministro, in audizione ha espresso chiaramente il concetto di una quasi totale esclusione dei tribunali garanti dalle cause di lavoro. Come dire, vedetevela voi ed arrangiatevi. Le proroghe creeranno nuovo precariato, nuove incertezze, salvo poi lamentarsi perché gli italiani non creano famiglie, non costruiscono case, non accendono mutui, non cercano di sviluppare il proprio futuro ed il futuro dei propri figli. Ma il nuovo Premier fa di più, sostenendo che negli ultimi 20 anni la flessibilità, e questo è un passaggio interessantissimo, la flessibilità nel mondo del lavoro non ha creato precarietà, concetto che ormai va persino oltre al liberismo di sinistra, ma che è smentito da un recente studio della Commissione europea che mostra che tra i lavoratori considerati poveri, lo dice la Commissione europea, che tra i lavoratori considerati poveri in Europa il 24% ha contratti a tempo determinato, mentre tra i non poveri ma occupati soltanto il 12% fa parte della categoria dei lavoratori a termine. Che cosa avete prodotto per le partite IVA dopo la pessima legge di stabilità che avete disegnato? Uso avete, perché da dicembre qui è cambiato soltanto il Presidente del Consiglio, non i deputati tutti. Per il lavoro femminile, Ministro, per il lavoro femminile che cosa avete fatto? Per coloro che hanno redditi sotto gli 8.000 euro all'anno, che cosa avete fatto? Nulla. D'altra parte, in questo momento servono voti e non servono posti di lavoro. Ministro, le rivolgo una domanda. Se una donna resta incinta durante il primo contratto a tempo determinato, secondo lei il suo datore di lavoro rinnoverà o meno il suo contratto? Andate a chiederlo alle madri e a tutte coloro per cui fingete di fare le barricate in aula. Ministro, lei per decreto inciderà più di quanto farebbe l'abrogazione dello stesso articolo 18, aggirando quindi l'ostacolo dello Statuto dei lavoratori. Di fatto il periodo di prova entro il quale si può essere licenziati senza preavviso, indennità e giustificazione alcuna viene esteso sino a 3 anni. Contratti brevissimi, senza rete, si perderà il lavoro senza alcuna assicurazione sociale. Veramente geniale.
Fate lo stesso errore della Spagna, e lo sapete, dove un terzo della forza lavoro è intrappolata in contractor temporales e dove chi vuole trovare un lavoro deve competere con migliaia di altri lavoratori che passano da contratto a contratto. In Spagna almeno hanno una durata minima di 6 mesi, mentre da noi è possibile, per assurdo, esserci un contratto anche di un giorno. La differenza tra contratti a tempo indeterminato e contratti a tempo determinato diventa quindi più forte. Illuminante, ma dai contorni economico-sociali un po' differenti, il caso della Germania, dove con la riforma Arz, voi la conoscerete, si è proceduto ad un eccellente sistema di centri per l'impiego, si è tagliato in modo massiccio il cuneo fiscale, si sono compiuti tagli veri alle spese militari, nella misura del 32%, e non tagliando un F-35, sventolando la bandiera della spending review quasi come fosse la bandiera della pace. La riforma tedesca ha indebolito il potere contrattuale dei sindacati, dando voce alla strategia e ai piani industriali veri delle imprese, esentando con i mini jobs il lavoratore da qualsiasi tasso e contributo e prevedendo contribuzioni e tasse sociali agevolati per i datori di lavoro, oltre allo Stato che vi contribuisce. E quindi il primo ministro Renzi, oserei dire novello Schroeder, cerca di fare un pasticciato copia e incolla partorendo un decreto che andrà a svilire le intenzioni delle imprese e ad offendere le dignità tutte. Le nostre proposte in commissioni quali sono state? Semplici, fruibili, suggerite tra l'altro da gran parte della collettività e anche dai nostri auditi in commissione. L'inserimento perpetuo della causale, massimo di una proroga in 24 mesi, maggior retribuzione del lavoro precario. I salari pagati ai lavoratori flessibili devono essere più alti e non più bassi, perché più alta è la loro probabilità di licenziamento. Concentratevi, tra l'altro, lo dico a tutti, in maniera specifica alla maggioranza, concentratevi un attimo e comprenderete che non avete più questo tipo di maggioranza. Scelta Civica e Nuovo Centrodestra avevano giurato battaglie, salvo poi chinarsi al sacro concetto di un seggio stabile ed in nome di una responsabilità fatta solo a parole. Chinarsi appunto alla fiducia posta su un provvedimento che stava prendendo per voi una pericolosissima china. Siate coraggiosi più che responsabili. Lo sconforto dipinto sui volti della maggioranza quella notte la diceva lunga rispetto al fatto che se la composizione in commissione lavoro fosse speculare all'Aula saremmo già in piena crisi di governo di questo neonato governo. Vi siete spinti addirittura a non votare il mandato al relatore della vostra stessa maggioranza. Se quindi siete, tra l'altro, quindi politicamente instabili, solo grazie alle assenze pasquali il decreto non è stato restituito alla Commissione. Avete perso e non ve ne siete neppure accorti, o fate orecchie da mercante. Volete la nostra ricetta per rilanciare l'occupazione in Italia? È quello che voi non avete mai fatto. Stretta all'evasione fiscale, deburocratizzazione, taglio delle tasse, perché quando, Ministro, ci sono aziende in Italia che pagano sino al 65% di tasse, è evidente che ci sia qualcosa che non va. Misure per i disoccupati over 40, over 50, per gli esodati, tra l'altro la Presidente Boldrini ha incitato su questo tema, per i licenziati, per coloro che non vogliono neanche più cercarselo un lavoro. Taglio radicale della tassa IRAP, ingiusta, perché si applica al fatturato e non sull'utile d'esercizio. Reddito di cittadinanza, Ministro, per poter dare la possibilità alle persone di potersi scegliere un'occupazione quantomeno adeguata rispetto alla propria preparazione. Ministro, i nostri eccellenti laureati o se ne vanno dall'Italia o vanno a raccogliere frutta a 2 euro all'ora. I nostri disoccupati devono andare a lavorare a nero. Ed in ultimo, forse la cosa più importante, la ricetta più semplice, abrogazione della scellerata manovra Fornero, vera ghigliottina sulla testa dei lavoratori e dei pensionandi. Ed è quindi aritmetico che se l'età della pensione aumenta di 6-7 anni, non si assumono poi giovani per altri 6-7 anni. Un regime di questo tipo, più che favorire gli investimenti delle imprese, sembra essere mirato a rendere ancora più ricattabili e precari i lavoratori, che per 3 anni dovranno sottostare ad una disciplina aziendale senza nessun regime di tutela. Un fatto inedito per qualsiasi civiltà occidentale. Chiudo, Presidente, citando. Franklin Delano Roosevelt amava osservare: la vera libertà individuale non può esistere senza sicurezza economica ed indipendenza. La gente affamata e senza lavoro è la pasta di cui sono fatte le dittature.
Queste, Presidente, sono le vere catene che imprigioneranno i nostri nuovi schiavi lavoratori. Colleghi, per favore, togliete questi cartelli e le catene. Prego, i commessi intervengano. Intervengano i commessi. Togliete queste catene. Per favore. Colleghi, per favore, non fate resistenza. Togliete i cartelli. Allora, i questori sono presenti in aula, i questori, per favore. Allora, per favore, collaborate, avete dimostrato abbastanza il vostro dissenso. Prego, dobbiamo continuare con i nostri lavori. Allora, andiamo avanti con i nostri lavori. È chiesto ora a parlare il deputato Roberto Speranza. Prego, ne ha facoltà. Colleghi. Certo che è buon anno in direttamente. Presidente, penso che sia eclatante, si vede subito la differenza tra chi vuole provare a cambiare le cose e chi invece vuole un titolo, una fotografia sui giornali. Molti hanno sorriso quando abbiamo annunciato questi 80 euro e hanno sorriso più di tutti, hanno anche deriso proprio due miliardari, Berlusconi e Beppe Grillo. Noi invece crediamo che da lì bisogna partire. Stiamo togliendo soldi a chi ne ha troppi, con il tetto a 240.000 euro. E quei soldi in più li diamo a chi invece rischia di non farcela. Dare soldi ai più deboli. Però colleghi, per favore, lasciate continuare. Quando voi siete intervenuti, avete potuto farlo senza interruzione. Lasciate continuare. Non funziona così. Per favore, vi chiedo di collaborare. Allora, Presidente Speranza, continui. Ci vuole pazienza, ci vuole del tempo per abituarsi alla democrazia. Non è una cosa assolutamente semplice. Continui, per favore, continui col suo intervento. Del deputato Cominardi per un richiamo al regolamento. No, buona fede allora. No? Allora buona fede, prego. Sì, grazie Presidente. Semplicemente per dire che noi abbiamo manifestato in maniera simbolica e pacifica il nostro dissenso rispetto a una legge che individuiamo senza mezzi termini come l'ennesima porcata di questo governo e di questa maggioranza. Detto questo, ho sentito che a un certo punto lei, nel richiamare all'ordine, ha detto a noi di non opporre resistenza. Ora, siccome capisce, Presidente, che le telecamere in quel momento inquadrano lei, e se lei richiama rispetto a una circostanza inesistente, perché noi non stavamo opponendo nessuna resistenza, i cittadini a casa, va bene, per sua volontà, pensano... Benissimo, no, grazie. Non è benissimo, no, ho Presidente, capito. Non ho... La ringrazio. Non ho La ringrazio. Allora, onorevole Rosato, prego. Prego. Presidente, semplicemente per richiamare il fatto che la presenza in quest'Aula è condivisa da alcune regole. Le regole sono scritte sul regolamento. I colleghi del Movimento 5 Stelle ogni voto finale non rispettano le regole. Anche noi siamo capaci di alzare bandiere, striscioni, manifesti, oggetti, non lo facciamo mai per rispetto delle regole. E lei fa bene il suo dovere richiamando al rispetto delle regole. Allora, grazie. Quello di buona fede non era un richiamo al regolamento. Non era un richiamo al regolamento. Allora, cercate di far riferimento agli articoli del regolamento, se volete fare un richiamo al regolamento. Deputato Moretti, prego. Grazie Presidente. Non voglio entrare nel merito dell'intervento che ha fatto prima il collega Bonafede e né il collega Rosato.
ma vorrei entrare in merito all'intervento che ha fatto il collega. L'articolo è lo stesso del collega Ettore Rosato, è l'identico articolo. Onorevole Colletti, la prego, faccia riferimento all'articolo. È quello di Rosato. 8 e seguenti. Ovvero, nel passato lei qualche volta ci ha interrotto, poiché a suo dire, a dire degli altri presidenti di turno, non ci rivolgevamo a lei come il regolamento indicava. Però non ha fatto la stessa cosa oggi in questa seduta con il collega col quid in più Speranza, e quindi gradirei che la prossima volta, qualora dovesse intervenire nel richiamarci a un articolo del regolamento, richiamasse eventualmente anche i colleghi d'accordo di maggioranza, che sono tanto al suo d'accordo cuore. D'accordo, la ringrazio. Allora, ora procediamo. Allora, quindi, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata alla cosa c'è? Stiamo in fase di votazione, io vorrei andare avanti con la votazione. Allora, se ha un richiamo al regolamento con il numero dell'articolo, facciamo richiamo al regolamento, altrimenti dobbiamo andare avanti perché siamo in fase di votazione. Deputata Lombardi, se riguarda la votazione mi dica. Grazie, è un richiamo all'articolo 8 del regolamento sulle funzioni del Presidente che rappresenta la Camera, assicura il buon andamento dei suoi lavori. Non riguarda la votazione. Riguarda la dichiarazione che ha fatto prima sulla ratifica della Convenzione di Istanbul. Noi siamo sicuramente molto contenti del fatto che entri in vigore. Vogliamo anche mettere agli atti però che in questo Parlamento sulla responsabilità che le compete dall'articolo 8 del regolamento è ancora nelle sue funzioni un questo di cui lei è responsabile, che la ha picchiato una nostra collega. La ringrazio, bene. Sì. Presidente, se mi permette devo fare una dichiarazione di voto a titolo personale in dissenso dal gruppo e spiego le ragioni, perché dal mio punto di vista, dal punto di vista procedurale e del metodo, questo decreto non deve essere nemmeno votato. E adesso ve lo spiego, perché il Presidente Damiano, il Presidente di Commissione Lavoro, ha violato il regolamento, questa, che non è carta da culo, che è l'articolo 51. Si esprima in un modo appropriato, si esprima. Va bene. Però, no, mi faccia terminare per cortesia, devo concludere le mie ragioni. Concluda. Noi abbiamo chiesto voto nominale in commissione come previsto dal regolamento, abbiamo chiesto le riprese web e non sono state concesse. E cosa hanno fatto gli uffici, i sedicenti uffici, che dietro gli uffici ci sono delle persone? Ci hanno fornito dei precedenti e delle motivazioni antecedenti il regolamento della Camera, che è del 1971. D'accordo, la ringrazio. Grazie. No, è terminato il tempo. Allora, chi altri? Deputata Binetti, prego, se ha in merito alla votazione, la prego. Allora, se ha in merito a questo contesto. Siamo in votazione. E in merito a questo contesto, Presidente, è sull'ordine dei lavori però. Voglio soltanto fare presente una cosa: noi quando entriamo in questo palazzo, da qualunque porta entriamo, facciamo controllare le nostre borse, che giustamente i commessi richiamano la nostra attenzione se per caso qualcuno velocemente passasse. Io mi chiedo come siano potute entrare 100 catene. Questo sarà oggetto di approfondimento. Sarà oggetto di approfondimento. Non fate resistenza.